Buongiorno, oggi è giovedì 8 luglio, sto uscendo di casa perché oggi è una giornata dedicata interamente alla giustizia. Prima andrò dal giudice di pace di Betegrasso per un ricorso che ho presentato contro un verbale dei vigili. Sono convinti che io stessi parlando al telefono, cosa che non è, visto che io ho il viva voce in macchina. Ecco. Dopodiché, finita l'udienza dal giudice di pace, mi recherò a Milano perché c'è una cosa ancora più importante, e cioè c'è il ricorso, ecco, per cercare di mandare a casa Formigoni, che ha un mandato illegale, perché c'è una legge, la legge numero 165 del 2004, che dice che non è possibile candidarsi ed essere eletti soprattutto più di due volte come presidente della regione. E quindi dopo ci recheremo appunto al tribunale, dove ci sono già tutto un gruppo di amici del Movimento 5 Stelle che stanno allestendo tutto quello che serve per il presidio di oggi. Rimarremo lì fino a quando i giudici pronunceranno l'udienza, decideranno se accogliere o meno il nostro ricorso. Per il momento vi saluto, magari faccio un altro piccolo intervento all'uscita dall'udienza col giudice di pace, giusto per vedere se sarò sorridente perché avrà accolto il mio ricorso, oppure se sarò parte soccombente. Vedremo. E poi ci rivediamo dopo. Ciao! Eccoci qua! Immagino che eravate curiosissimi di sapere com'è andata l'udienza dal giudice di pace. Direi che è andata bene, anche se non si è concluso nulla, perché il giudice vuole sentire il vigile che ha accertato l'infrazione, invece il comune ha deciso di mandarne un altro. E quindi, insomma, ci siamo fatti due risate. Secondo me il giudice alla fine accoglierà il mio ricorso, ma vuole prima sentire dalla viva voce del vigile urbano come secondo lui si sarebbero svolti i fatti. Prossima udienza, 1 ottobre. Adesso mi sto precipitando a Bisceglie a lasciare la macchina e prendere poi la metropolitana per andare a San Babile, dunque al tribunale, a godermi la giornata di presidio per il ricorso contro il quarto mandato illegale di Formigoni. Ci vediamo dopo, dunque. Grazie, ciao! Eccomi qui, sono appena uscito dalla metropolitana, l'uscita San Babila, e sto passeggiando verso Largo Marco Biagi, dove c'è l'ingresso del tribunale, dove mi aspettano tutti i nostri amici e i cittadini che non vogliono assolutamente che il nostro attuale presidente della regione rimanga al suo posto in modo illegale, quindi non al suo posto, al posto di qualcun altro. Ci vediamo fra poco in piazza Largo Marco Biagi, ex Cesare Battisti. A dopo! Eccoci qui, siamo arrivati davanti al tribunale, dove, come vedete, c'è un po' di gente. Siamo tutti qui a far sentire ai giudici che siamo vicini alle leggi, a chi li rispetta, e non a quelli che non le rispettano. Buongiorno Claudio, tutto bene? È una vergogna, noi per questo siamo qui e per questo invitiamo i cittadini a unirsi a noi in questa battaglia di legalità, che una volta violato, passato il principio che le leggi valgono solo per alcuni e non valgono per tutti, allora non lo sappiamo dove ci possono portare i nostri politici, chi ci governa, i nostri governatori, il nostro governatore. Il nostro, non so come definirlo, cos'è adesso? È un re, è un principe, ecco, è un sultano, non lo so, come lo dobbiamo definire? Si è impossessato di una poltrona e non la molla più. Mi hanno eletto i cittadini, quindi io comunque sono a posto. Poi in qualche modo sistemeremo. Questo è il modo di affrontare i problemi, di vedere la cosa pubblica da parte di questi signori. Esatto, allora ecco che da qui viene fuori giustamente che se è stato eletto da una casta e quindi che questa casta lo vuole tenere su a tutti i costi, quindi diciamo ancora una volta abitudine a impossessarsi del potere, della poltrona e tenerselo. Noi siamo convinti che oggi daranno ragione al nostro ricorso perché la legge non è interpretabile, la legge attuale non è assolutamente interpretabile, ne dovrebbero fare un'altra come al solito per cercare di mettere qualche cosa per rimanere ancora una volta.
Mi farà le domande, vai, cosa faccio? Rispondo. È ancora più gioco, ti chiedo come va, la mia voce non compare leggera, io faccio l'introduzione breve scritta mia e poi lancio la tua voce che spiega un attimo i motivi per cui poi vi consiglio, riprendete un attimo quello che diciamo alla... di Roberto Formigoni, in base alla legge 165/2004 che recita che una stessa persona dopo il secondo mandato non è più rieleggibile. La regione Lombardia avrebbe avuto tutto il tempo, ha avuto sei anni di tempo per potersi dotare di una legge, diciamo, precisa per poter fare questo e non lo ha fatto, colpevolmente secondo noi non lo ha fatto, proprio affinché per determinare questa situazione. Adesso loro dicono che eletto che si è insediato dovrebbe affrontare questo problema, quindi diciamo mettiamo sotto gli occhi dei cittadini questo paradosso, che gli eletti sono quelli che decideranno se loro stessi sono eleggibili. Ecco, ad oggi questa legge parla chiaro che non è eleggibile, quindi in questo momento il signor Roberto Formigoni non è legale e noi siamo qui a dare manforte, a dare solidarietà ai magistrati affinché facessero valere questo principio, appunto, di legalità. Quindi ci attendiamo una sentenza favorevole al nostro ricorso da qui a pochi minuti. Perfetto, quindi sulla tempistica più o meno dicevate cominciato alle 11:30, si sa più o meno entro quando trovare la sentenza o non è ancora... Riprendiamoci ciò che ci aspetta, deve essere messa in giornata. Questa è l'unica sicurezza, l'unica certezza. La nostra regione, ci sarà il nostro stato, la nostra vita, ce la stanno portando via. Adesso. E dopo l'udienza dovranno emettere, ritirarsi in Camera di Consiglio ed emettere direttamente la sentenza. Quindi entro stasera sapremo se è stato accolto o meno il nostro giudizio. Si spera che appunto, essendo la legge ben chiara e parlando al presente di noi immediata, di aiutare il popolo in questo momento di crisi. Vabbè, loro taglio questo, non lo fare. Okay. Per pagarsi le spese, perché loro non hanno i soldi in tasca per pagarsi gli avvocati. La legge prevede appunto che la non immediata rieleggibilità dopo due mandati consecutivi, quindi è chiara, non parla di legge a posteriori o... o ad interpretare con come solitamente fanno con delle leggi interpretative, per esempio, come dei decreti con decreti interpretativi. Quindi oggi la legge è chiara, noi semplicemente il nostro ricorso si basa su questo, su una legge che è chiara. Poi loro dovranno vogliono affrontare a livello regionale, non si capisce bene per che cosa, per andarla a cambiare, per far sì che rimanga in sella. Ma oggi la legge recita così, che non è la legge 165/2004, articolo 2, comma 1, prevede che le regioni si dotino di una legge elettorale regionale e che questa preveda espressamente, alla lettera F, la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia. Quindi è chiarissima la direi legge. Che è molto chiaro. Dice, non è possibile essere rieletti dopo due mandati consecutivi. Questo è il quarto, penso che sia un po' fuori di sopra. Errania situazione, è il suo terzo mandato, abbiamo presentato ricorso anche contro di lui e ci sarà l'udienza, se non erro, il 17 ottobre a Bologna. Quindi noi siamo, come dire, per la par condicio, uno per uno, fuori dalla regione. Più che sufficiente, grazie. Siamo qui con una passante, una cittadina di Milano, a cui vogliamo chiedere se pensa che la legalità sia un principio importante e se viene rispettato questo principio qui in Italia, nella fattispecie da Formigoni che si è fatto eleggere per la quarta volta illegalmente. Signora, cosa ne pensa? Penso che la legalità sia uno dei principi fondamentali della nostra società e se non manca quella manca tutto. E ci sono le leggi, ma in Italia a quanto pare non vogliono essere ignorate. Ed è giusto che i cittadini sappiano che esistono queste leggi e che vadano applicate e rispettate. È la base di ogni civiltà, diciamo, il principio del rispetto degli individui e di ogni civiltà, forma di civiltà. Questo è il mio pensiero. Grazie mille. Prego.